Sono Susanna e sono qui per invitarvi all'evento che stiamo organizzando domenica prossima, il 17 di settembre, in piazza a Fano. L'evento si chiama Match It Now perché stiamo cercando proprio il giusto match. L'evento è organizzato da ADMO Federazione e coinvolge più di 200 piazze in tutta Italia. Abbiamo scelto Fano, un comune virtuoso, e abbiamo il patrocinio del comune. E in particolare vogliamo ringraziare l'assessore Barnesi alle pari opportunità. L'evento vede la collaborazione di diverse associazioni, in primis i clown, con cui è nato nel 2010, e la collaborazione nel territorio dell'Avis Fano, della Croce Rossa, e poi ecco, ci sarà un torneo di calcio balilla umano aperto a tutti e concluderemo la serata con il gruppo storico fanese Borghetti Bugaron Band. Insomma, vi aspettiamo, ci sarà l'opportunità veramente di tipizzarsi in piazza. Tipizzarsi significa iscriversi al registro dei potenziali donatori di midollo osseo. Un gesto semplice, basta un piccolo prelievo di sangue e un colloquio con il medico. Ci si può iscrivere purtroppo soltanto tra i 18 e i 35 anni, quindi ragazzi, forza. Si potrà donare eventualmente fino ai 55 anni, dopodiché si esce dal registro. Vi voglio ricordare che, se non lo sapete, compatibilità tra i non consanguinei è di 1 su 100.000, insomma bassissima, veramente. Dobbiamo diventare tanti e dare risposte concrete a chi in un letto di ospedale cerca una compatibilità midollare per tornare a vivere. Voglio invitarvi anch'io domenica a Fano, in piazza 20 settembre, a conoscerci. Noi siamo di ADMO e vi invito come segretario regionale di ADMO Marche, ma soprattutto vi voglio invitare come Lorenzo, come trapiantato. Venite a conoscerci, a giocare con noi e a conoscere come sia facile, semplice, con un solo prelievo di sangue, poter salvare una vita. Io sono trapiantato di midollo osseo, non dovevo essere qui e nel 2011 mi diagnosticarono una malattia che ho scoperto soltanto dopo essere incurabile. Soltanto con una donazione di midollo osseo, con un trapianto di midollo osseo, sarei potuto riuscire a sconfiggere il linfoma che avevo. ADMO, nel frattempo, l'Associazione Donatori Midollo Osseo, stava sensibilizzando il mio donatore. Dopo estenuanti terapie chemio radio, mi dissero gli ematologi che avevano trovato un donatore compatibile. È difficilissimo. La percentuale di donatori compatibili tra soggetti non consanguinei è di soltanto 1 su 100.000. Spesso siamo alla ricerca di eroi moderni, di persone nelle quali identificarci. In realtà l'eroe potresti essere tu, un ragazzo tra i 18 e i 35 anni, la cura potresti essere tu, perché con un semplice gesto puoi davvero salvare una vita. ADMO ha salvato la mia. Venite in piazza a conoscerci e tipizziamoci tutti. ADMO è vita!